Anzitutto grazie dell'invito. Quest'oggi ero in quella Milano. Prima giustamente qualcuno diceva che non c'è soltanto l'acqua dei rubinetti, c'è anche l'acqua dei mari e degli oceani, c'è l'acqua dei ghiacciai e poi c'è il Seveso. Il Seveso è uno dei tre fiumi che attraversano Milano e recentemente, diciamo così, l'ultimo studio di un mesetto fa è stato pubblicato, parlava di 400 scarichi abusivi in 6 chilometri. Sì, mi chiamo Alberto Di Monte, Avo per tutti, all'anagrafe Alberto Di Monte. Sono un attivista del laboratorio Off Topic, che è una delle realtà che hanno animato, insomma, in questi anni la rete NoExpo e tanti altri percorsi della città di Milano. 400 scarichi abusivi in 6 km significa sostanzialmente uno qui dove sto parlando e il prossimo all'ingresso di questa sala, nel solo tratto tra Monza e Milano. Ad oggi le soluzioni tecniche con cui le istituzioni rispondono a questi che sono i problemi, vuol dire che noi chiamiamo Seveso, ma che ciascuno di voi può conoscere bene in altri territori, sono quelle di scolmatori e vasche di laminazione. Cioè l'istituzione risponde con una soluzione tecnica che serve sostanzialmente, una volta che c'è una piena, ad evitare lo sversamento nei territori limitrofi con delle, come dire, con un qualcosa che possa contenere delle acque che tutti sanno essere acque contaminate. Se noi proviamo invece a entrare nel merito di che cosa avviene in quell'alveo, ostacoli, punti di rottura, cattiva manutenzione, scarichi ma anche captazioni fuori logica prima che fuori norma, opere abusive, ci rendiamo conto che quello che sta avvenendo è che da una parte abbiamo delle città che sono i motori, agenti di un'impermeabilizzazione completamente fuori controllo dei territori, che passa appunto per il consumo di suolo, e dall'altra tutta una serie di fenomeni che raccontano una profonda disaffezione al territorio, fenomeni che sottendono una logica vampirizzante di questi territori e che ipotecano la biodiversità, la salute degli umani e delle altre forme di vita, la qualità del paesaggio rurale, l'assetto idrogeologico del territorio, e sul piano globale ci avvicinano a un ragionamento sempre più impellente sulla stabilità del clima messa sotto scacco. Milano è stata in questi anni anche la città di Expo. Oltre alle nocività conclamate del grande evento, di cui abbiamo in questi anni parlato in termini di debito pubblico, cemento, precarietà e gratuità del lavoro, oltre all'ossimoro, una nota polemica, all'ossimoro della gestione pubblica dell'acqua attraverso strumenti di diritto privato, come nel caso delle metropolitane milanesi S.p.A. che gestisce l'acqua, le case, gli sgomberi, che gestisce le metropolitane allagate dall'acqua, non troppo bene evidentemente, però Expo è significato anche commissariamento e pianificazione dell'emergenza. Cioè il tema dei poteri speciali è quello che forse più di ogni altro ci aiuta a chiarire il passaggio dall'evento nocivo al modello nocivo, che è quello, dire, che evidentemente Expo non inventa nulla, passa per le aree di interesse strategico nazionale, passa per i cantieri delle grandi opere, passa per il modello protezione civile nel tempo di Bertolaso e oggi trova altre occasioni e altri strumenti giuridici che lo recepiscono. La sospensione delle indagini nei confronti di chi in Expo ha avuto ruoli di responsabilità, le defiscalizzazioni e l'ingresso di casse depositi e prestiti che attraverso i risparmi dei bollettini postali vanno a mettere le pezze su dei progetti che non stanno in piedi, l'export di un modello che macchia con i suoi tentacoli la capitale, il Giubileo e in qualche misura è recepito dallo Sblocca Italia. Questo è il modello con cui noi ci dobbiamo confrontare. In una chiave assolutamente postmoderna si parla di un ritorno all'uomo forte e di un nuovo sistema di regole. Si parla di un'eccezione che si fa norma al tramonto della fase democratica e che imprime un'accelerazione con cui le lotte devono in qualche misura fare i conti. Evidentemente questo è un processo assolutamente coerente con la progettazione di nuove infrastrutture pesanti e impattanti, appunto il modello di grandi opere e grandi eventi, che allaccia il paese, quindi l'ipotesi potrebbe allacciare le lotte in una maniera più coerente e forse più semplice di quello che noi immaginiamo. Provate a pensare come
il gas e il petrolio sono destinati a passare nei prossimi anni dalle piattaforme marine alle trivelle sulla terraferma, dalle condotte lungo il crinale appenninico via via fino ai pozzi nell'Alta Italia, dove è previsto sostanzialmente un hub di stoccaggio energetico che accompagni le fonti fossili, quindi gli investimenti sul passato, sull'8-900, fino all'Europa continentale. È un filo oleoso, piuttosto che trasparente come l'acqua, che oltre ad allacciare in un sistema coerente le nocività, dovrebbe in ipotesi allacciare le lotte, visto che noi parliamo da una parte di Trivelle, dall'altra di Ombrina, da noi abbiamo i pozzi e le cave, oltre alle discariche, insomma, che nei prossimi 3-4 anni continueranno a recepire tutto ciò che esce fuori dal grande cantiere di Expo, ma sostanzialmente il progetto è uno, si tiene insieme soltanto se tutti i pezzi vengono costruiti per tempo, e quindi anche le lotte si potrebbero in questo senso avvicinare. E veniamo qui all'acqua. Abbiamo parlato tante volte in passato di aumento della febbre del pianeta, qualcuno ricorderà la COP9 a Milano nel 2003 o le giornate prima gloriose e poi difficili di Copenaghen nel 2009, quando dietro lo slogan System change, not climate change, cioè dobbiamo cambiare il sistema, non cambiare il clima del nostro pianeta, si pensava che fosse possibile per la prima volta arrivare ad accordi vincolanti. L'aumento della febbre del pianeta tocca anzitutto l'intensità sempre maggiore del ciclo integrale dell'acqua, quello di cui, che poi è il tema di questo confronto. Aumenta poi il ritmo di deglaciazione e quindi col conseguente rischio di innalzamento delle acque. E attenzione, questo non è un problema astratto, cioè non bisogna, dobbiamo toglierci dalla mente e anche dai volantini le immagini delle calotte polari, perché altrimenti non capiamo qual è il problema. In Lombardia abbiamo la fortuna di avere un catasto dei ghiacciai lombardi fatto 25 anni fa e aggiornato proprio quest'autunno, fatto da un servizio glaciologico pioniere, tra quello fatto di volontari, che dicono che i ghiacciai non è che stanno diminuendo, stanno aumentando, perché laddove c'era una montagna con un ghiacciaio imponente, la Marmolada e tanti altri nell'Alta Italia, oggi abbiamo 500 acquitrini. Cioè non è vero che i ghiacciai diminuiscono, aumentano, perché col diminuire delle volumetrie e della superficie ci stiamo riempiendo le montagne che sono tutte punteggiate di nevai. E questo è un problema di scarsità idrica che non guarda all'innalzamento dei mari da qui ai prossimi 50 anni, ma guarda alle condizioni di approvvigionamento all'acqua, dell'acqua bene comune di cui parliamo, da qui ai prossimi 10 anni. Cioè è un problema immediato, non globale ma in connessione col tema globale. La scarsità dell'acqua è quindi un fatto presente. Quello del clima è un problema, è un fenomeno immediatamente sociale. L'instabilità climatica esaspera i conflitti sociali, porta con sé migrazioni e preoccupi ambientali, ipoteca la produzione agricola, specialmente quella di qualità, e quindi la salute delle persone. Quello di oggi, quello di queste settimane, anche attraverso l'appuntamento di Parigi, deve essere lo stimolo a un cambiamento di rotta che passa quindi per queste battaglie territoriali. La prossima settimana il governo presenterà il 10 di novembre il piano Milano 2040, Milano come centro di richiamo mondiale, perché poi si parla di cose concrete. Quando prima accennavo al modello emergenziale, parlavo del fatto che quando ieri c'è stato uno sciopero, dopo 7 mesi di scioperi precettati del trasporto pubblico, qualunque fosse la sigla sindacale di riferimento, oggi, visto che lo sciopero è diventato l'eccezione, non il fatto che vengano precettati, oggi si parla soltanto delle persone infuriate o dell'assurdità di questi scioperi che bloccano la città, nulla sulle motivazioni che l'hanno condotto. Sul fatto che da 7 mesi non ci fosse uno sciopero perché sono stati sistematicamente vietati, non una parola. Quindi 2040 Milano come centro di richiamo mondiale sulla scorta di questi esperimenti, di questo laboratorio in Milano, ma il 2040 è anche, secondo il Global Resource Institute, la data in cui simbolicamente si parlerà di emergenza idrica globale, oltre 30 i paesi in condizioni gravissime, in casi estremi, e questo interroga sugli strumenti, come aggiornare gli strumenti da una parte per l'attivazione dei territori, dall'altra per sviluppare gli anticorpi all'iniquità sociale che è il binario parallelo a questo processo di cambiamento climatico. C'è un gap democratico che sta avanzando
e dobbiamo insomma cercare gli strumenti per impedirlo. Per questo il 29, ieri lo dicevamo con un intervento forse un po' appuntito, un po' tagliente nella cornice di Coalizione Clima, ma per questo il 29 ci sarà una piazza anche a Milano, perché evidentemente negli anni scorsi si è guardato con speranza alla COP21. Oggi noi sappiamo che l'ultimo documento approvato proprio lo scorso anno alla presenza di ben due giornalisti dall'Italia, quindi un'attenzione anche importante, documento frutto del lavoro annuale di 800 scienziati, limato e ratificato da 50.000 commentatori e poi passato al vaglio dei delegati delle singole nazioni, che hanno censurato periodo per periodo, tabella per tabella, tutte le informazioni che erano scomode. Quindi noi viviamo di informazioni epurate, diciamo, dalla gravità della dimensione sociale dei cambiamenti climatici, e ci apprestiamo a guardare con speranza un appuntamento che non risponde più alle esigenze a cui ci troviamo di fronte. Per questo in piazza il 29 a Milano come prima indicazione così anche concreta, per questo a Parigi nelle giornate conclusive, noi per andare a Parigi vogliamo organizzare dei pullman, cioè a Parigi da CJA, Climate Justice Action, al circuito dei Climate Games, all'ESAD, all'associazionismo di movimento, proprio perché c'è chi gioca a cavallo tra dentro e fuori e ha uno sguardo d'attenzione su quel che accade dentro al forum. Crediamo sia compito dei movimenti guardare con meno timidezza anche alle piazze che stanno fuori dal forum, cioè quando si evocano gli appuntamenti, poi bisogna andarci senza alcuna, senza alcuna pretestuosità nei confronti di controvertici, che sappiamo essere una dinamica superata, ma dobbiamo guardarci come una tappa importante, non soltanto di richiamo mediatico, ma anche di convergenza dei movimenti. Per questo a livello locale una mappatura delle nocività presenti e delle ipotesi di concessione legate allo sblocca Italia, che non può più essere considerata una questione del centro-sud, ma che vede nella sola provincia di Milano almeno 15 casi, e su questo noi ci impegneremo a lavorare in queste settimane proprio per costruire una mappatura dei comitati, ma anche delle ipotesi nocive che sono in questo momento sul territorio prive di un riferimento locale, non tanto in un'ottica di solidaristica, ma di sostegno mutuale con le battaglie che si stanno appunto dando in altre regioni del paese. E quindi da Expo allo Sblocca Italia, alla COP21, al modello commissariale che sta toccando la capitale proprio in questi giorni, un piano di lettura sì globale, però per un intervento che non deve essere locale, ma convergente di tutte quelle lotte di cui siamo animatori, attivatori, che sono non più lotte per il bene comune, ma lotte del fare comune. Grazie mille, Roberto.